I drive-in attorno alla regione, i sit-in davanti agli ospedali, le proteste dei singoli per cure non ricevute e chissà se gli eletti alla regione Calabria conoscono a memoria l'articolo 32 della Costituzione e quello che parla del diritto per tutti a una buona sanità. Sarebbe necessario che i miei consiglieri regionali lo tenessero sempre bene a mente. In una terra in cui il welfare è garantito soltanto da pochi professionisti di buona volontà, c'è bisogno di un supplemento di abnegazione. La Calabria è ultima in Italia per i LEA, i livelli essenziali di assistenza, paga oltre 300 milioni all'anno per mandare le persone residenti nella regione a curarsi in altri territori, ha un debito che sfiora i 2 miliardi, ma non ancora certificato perché alcune ASP hanno dimenticato di approvare i bilanci, mentre altre sono state sciolte per infiltrazioni mafiose. Davanti a uno scenario simile, i camici bianchi in Calabria vanno via e non sono attratti nemmeno da retribuzioni di tutto rispetto. Chi può non ci pensa due volte a prendere la valigia e volare altrove, in strutture dove è possibile lavorare, in condizioni meno disagiate. Perfino i concorsi banditi ed espletati stavolta restano un discorso a metà. Capita che i vincitori non si presentino e che i posti disponibili restino scoperti per mesi, così da costringere gli ospedali calabresi a procedere al reclutamento di professionisti quasi con il porta a porta. Il risultato? Le poche strutture rimaste in Calabria aperte, tra il Pollino e lo Stretto, non ce la fanno più a combattere una sfida quotidiana.